Con il comandante Andrea Meloni, quest'oggi cerchiamo di parlare di quella che è una problematica su cui si sono accesi i riflettori recentemente, ma che in realtà è una problematica che parte da lontano. Ricorderete tutti l'aliscafo che passò praticamente vicinissimo a dei sub che appunto stavano facendo delle immersioni. Comandante, in realtà insomma spesso le situazioni sono molto più complesse di quello che possono apparire a primo impatto. Non per forza c'è qualcuno che ha torto o ha ragione, perché Ischia ha diversi vincoli e tutto il Golfo di Napoli ha diverse problematiche. Ecco, come state affrontando questo problema? Esattamente, sì, la problematica nasce da una chiaramente forte presenza di attività che interessano tutto il Golfo. Ovviamente parliamo delle attività a mare, quindi trasporto passeggeri, unità da diporto, attività sportive, quindi centri di immersione. E i vincoli che poi sono legati sia appunto allo svolgimento di queste attività che anche alla presenza dell'area marina protetta, quindi alle necessità di tutela dell'ambiente marino. Questi vincoli chiaramente stiamo cercando di, abbiamo già attivato appunto dei tavoli di lavoro per vedere come contemperare queste varie esigenze, mettendo al centro innanzitutto quelli che sono gli aspetti sia di sicurezza, che è l'aspetto principale, che poi anche di tutela dell'ambiente marino. Sì, no, questa interlocuzione riguarda chiaramente la capitaneria di porto, i soggetti, quindi le compagnie di navigazione, i centri di immersione, l'area marina protetta e l'attività che stiamo cercando di fare, anche i balneari, perché è una problematica che è nota, è anche quella del moto ondoso che soprattutto nelle coste qua ischitane quindi è legato al fenomeno di presenza appunto di unità veloci che agli scafi che appunto a volte generano questo moto ondoso, oppure navi traghetto che generano questo moto ondoso. Allora le norme prevedono una certa distanza di passaggio dalla costa, prevedono appunto l'impossibilità di passare in area marina protetta, e ci sono poi delle norme che riguardano il divieto di passaggio in alcune fasce orarie in quello che è il canale di Procida. Per cui quello che stiamo cercando di fare insieme al collega di Procida di vedere in quale modo autorizzare un passaggio appunto nel canale Procida per alcuni tipi di unità, e poi stiamo studiando dei punti di diciamo precisi per delle indicazioni precise alle compagnie di navigazione per un passaggio che consenta a loro di mantenere i tempi di percorrenza, perché necessariamente c'è anche un'esigenza per i passeggeri che utilizzano un mezzo veloce di non appunto di mantenere appunto questi tempi di percorrenza previsti per i collegamenti con la terraferma, e quindi mantenersi a distanza, mantenere i tempi di percorrenza e non passare in area marina protetta. Tutto questo lo stiamo facendo, già abbiamo avuto i primi incontri, abbiamo già definito appunto delle procedure operative che nell'immediato cerchiamo di adottare in via sperimentale, e poi saranno oggetto di un provvedimento che disciplinerà questi aspetti in maniera più compiuta. Quindi metteremo a sistema attraverso un provvedimento tutte queste esigenze. Ricordo a tutti quanti quelle che sono le norme al momento, perché lo reputo importante. Quindi il passaggio, questo vale anche per le unità da diporto. Il passaggio dalle coste è a circa diciamo poco più di mezzo miglio, quindi 1.000 metri dalla costa, a una velocità di 10 nodi, non superiore a 10 nodi, e questo già è diciamo una norma che riguarda anche le unità chiaramente da diporto. E ovviamente è vietato il passaggio nella zona A dell'area marina protetta, così come nella zona BNT, indicate appunto sulla cartografia che è distribuita nei vari opuscoli informativi dell'area marina protetta. Per il passaggio in zona A ci sono, diciamo, si tratta di un illecito di carattere penale, e per il quale, questo voglio anche dirlo, le attività di controllo sono state fatte anche nel tempo. Di recente siamo trovati appunto a dover sanzionare sia alcuni passaggi in zona BNT che appunto procedere con un'informativa alla Procura della Repubblica per dei passaggi in zona A, che era una zona di riserva integrale dell'area marina protetta. E queste verifiche vengono fatte anche con strumentazione in nostro possesso, quindi direttamente dalla sala operativa è possibile consultare dei sistemi di monitoraggio del traffico che ci fanno conoscere se determinati tipi di unità sono passate all'interno delle zone di riserva dell'area marina protetta.
Quindi da parte nostra c'è un'attività di controllo. È chiaro che il traffico, è soprattutto quello di Portissimo, che è più difficile da controllare, è soprattutto nel fine settimana, è molto importante. Quindi cerchiamo di fare un'attività di controllo, ma soprattutto cerchiamo di, in questo momento, di porre in essere delle misure che consentano di contemperare tutte quelle che sono le attività che si svolgono a mare, che, ripeto, per il Golfo di Napoli, per l'isola di Ischia in particolare, sono così tanto rilevanti che a volte fanno nascere queste problematiche.